musica che va, musica a cielo aperto, è una carovana che punta verso il porto. Da anni Napoli è protagonista nel sistema della musica per la creatività. Ora dobbiamo fare un salto di qualità. Noi dobbiamo mettere a sistema tutti questi fermenti e creare quindi rete, creare un sistema di internazionalizzazione. In una parola, valorizzare quelli che sono i fermenti e portarli a fare business e impresa. Abbiamo la fortuna di avere una città davvero viva, viva sulla musica. Ecco, noi dobbiamo fare il passo ulteriore e la pubblica amministrazione, più che fare calendari di eventi, deve dare le infrastrutture sia burocratiche sia materiali affinché chi lavora nel comparto possa trovare, diciamo così, un tappeto rosso che gli faciliti il lavoro e possa attrarre investimenti del privato in questo segmento. Quindi Città della Musica inizia oggi con un percorso che andrà avanti per anni e avrà grande attenzione all'industria, in osmosi con i centri imprenditoriali di Milano, ma avrà anche grande attenzione all'educazione e alla formazione. Un concerto di Malika Ayane sarà il clou della 28ª edizione della Festa della Musica, incrociandosi con la prima edizione dell'Ecofest Napoli, promosso da Città Metropolitana, Comune di Napoli e Direzione Regionale Musei Campania. Penso che siamo una delle prime città in Italia ad aver creato un ufficio musica, una sorta di Napoli Music Commission. Accanto all'ufficio cinema era doveroso avere una struttura anche burocratica per rappresentare una sorta di sportello unico di riferimento per tutto il comparto. E stiamo lavorando per dare una straordinaria opportunità a questa città che parta da una peculiarità di Napoli, perché la musica è una delle bellezze immateriali che ha la nostra città. E parta da essa appunto, ma si sviluppi in una programmazione che incomincerà dal 21 giugno con la Festa della Musica, di cui Napoli quest'anno è città capofila, e poi si svilupperà, come ho detto, nelle settimane e nei mesi successivi. Terrà insieme non solo tutti i generi musicali, tutte le eccellenze musicali della nostra città, terrà insieme tutta la città, perché noi vogliamo una città policentrica, ed è per questo che come assessorato al turismo abbiamo già messo a bando 200.000 euro di fondi POC per fare in modo che tutto il territorio della città e tutte le municipalità possano essere coinvolte nei primi concerti e nei primi spettacoli che si terranno proprio in tutta la città. L'Ecofest si terrà il 21 e 22 giugno a Castel Sant'Elmo e alla Certosa di San Martino, con incontri, dibattiti, workshop, cinema e musica dal vivo sul tema dell'ecosostenibilità e un'attenzione particolare sul mondo dello spettacolo dal vivo e sull'inclusione. Ci sarà una grande attenzione alla diversità e alla disabilità, per chi dovrà usufruirne e per chi potrà essere accolto a seconda delle proprie difficoltà e del proprio modo di essere. Quindi una nuova carta che presenteremo a breve, dove daremo delle direttive su come ogni evento sarà accessibile a tutti. Intanto fino al 18 giugno si può votare per scegliere il logo Città della Musica fra tre proposte realizzate dall'Accademia Belle Arti di Napoli. Quindi ci auguriamo che tutti i cittadini e le cittadine possano scegliere quello che è il logo che poi accompagnerà tanti artisti che con tanta passione appunto svolgono un ruolo importante nella nostra città. E poi non abbiamo voluto dimenticare i giovani. Pianura ha una casa della cultura con delle sale di incisioni gratis per i nostri ragazzi e quindi abbiamo voluto che in questa struttura ci fosse un direttore artistico a rotazione che possa sostenere nel loro percorso i giovani, augurandoci appunto che questa passione, che questo talento possa diventare una professione tutelata naturalmente come per tutti i professionisti del settore, ma che possa appunto essere valorizzata anche nella nostra città. Da bambino mi sono reso conto che Napoli era ed è una città aperta, una città dove ci si può esprimere e che è disponibile ad ascoltare linguaggi diversi. Questa è una caratteristica storica. Fin dalla sua fondazione, quando la sirena Partenope si innamorò di Ulisse, tanto per dire, e Ulisse il viaggiatore del Mediterraneo, quindi Napoli città aperta, questo mi rende fiero di questa nascita a Napoli. La sua identità, con la
sua luce.